Fra, ci sei? Ci sono a spizzichi e bocconi. Mi sa proprio che oggi sarà una puntata tecnicamente sfidante. Poi spiegheremo perché. Però sarà una puntata, secondo me sarà una puntata sfidante. Come stai? Bene, non c'è male. Aspetta che non ti sento, ti tolgo la musica, che ti sento meglio se ti tolgo la musica. A te, al pubblico no. Eccoci qua. Mi senti adesso? No, direi che non mi sente De Carlo. Mi senti De Carlo? Io ti sento. Credo che tu debba smettere di usare il cellulare, perché se usi il cellulare la rete muore. Stavo cercando, va bene, allora lo tengo più lontano possibile, non riesco a capire dove prende. Ok, sì. Adesso mi senti? Sì, ti sento, però se tu usi il cellulare questo uccide la tua rete. Certo. Come va? Bene, ci sono un po' di novità, tu dimmi piuttosto a casa che succede. Saluto il mio babbo e la mia mamma che non so se ci stanno guardando. Il mio babbo è con la gamba ingessata, piano piano si sta cercando di ritirare su, quindi deve fare ginnastica perché poi gli tolgono il gesso e se no la gamba non regge, perché anche a un ventenne si asciugherebbe il muscolo. Certo. Quindi forza, salutiamo tutti quelli della chat che stanno entrando, salutiamo anche le nostre moderatrici Giulia, Elisa e Claudia, non so se ci sono tutte e tre. Ma c'è qualcuno che modera le moderatrici? No, sono un po' dittatoriali, ma sono bravi, sono una dittatura illuminata secondo me. Ah, quella che ci vorrebbe in questo paese. È bravo. Secondo me dovresti, se riesci, tirare un pochino sulla webcam, hai molta aria in testa, come diciamo noi tecnici. Così? Sì. Che tutto questo non mi sto vedendo perché c'ho la luce davanti allo schermo, che occupa la parte dello schermo. Quindi. Che dici, cominciamo? Sì, vedi, infatti ho cliccato qualcosa e sei sparito. Vai, cominciamo. Ah. Intanto cominciamo. Poi... Che succede? Cos'è partito? È partito il dissing, non so perché. Vabbè, allora faccio partire la sigla intanto, va. No, non parte, che succede? Aspetta, cominciamo benissimo. Perché non va la sigla? Maledetto. Non va la sigla? That's very bad. Dovrebbe andare. Voi la sentivate? Sentivate la sigla? No. Il video c'era ma la sigla no. Infatti, perché no? No, però adesso esce. Quindi non esce qui. Datemi un secondo che verifico. Vediamo se adesso esce. Era un DJ un tempo, ma ormai non ci sono. Ha fatto anche il DJ. Sì, troppo tempo è passato. No, non esce la sigla. Pensa, potremmo dover partire senza sigla, cosa che non abbiamo mai fatto in vita nostra. Però questo vuol dire che prima o poi doveva succedere. Però no, dovrebbe suonare. Ah, lo so, ho risolto. Lo so risolto, maledetto me. Ecco, adesso possiamo dirlo. Sigla! Lo sapevo! Ci sono sai, ci sono live, gruppi comici curiosi, che sono sempre pronti poi, anche nei giorni più noiosi, quei giorni in cui non è la voglia più nemmeno di pensare, ma senti solo il bisogno di poterti divertire. Poi c'è tutti a casa, qualunque cosa accada, comunque vada, restiamo tutti a casa, entra anche tu in questa casa e ci troverai già tutti a casa e ti sentirai tutti a casa, entra anche tu da questa casa con tutti a casa. Amici di tutti a casa, buonasera e benvenuti a una nuova difficile tecnicamente puntata di tutti a casa. Il perché ve lo spieghiamo strada facendo. Intanto buonasera da Francesco Lancia.
E buonasera da Francesco De Carlo. Ah, un filo, ecco che cos'è. Non riuscivo a capire che cosa stavo vedendo. Buonasera da Francesco De Carlo. Allora, i più attenti altrove ci dicono da quale cella è collegato Francesco De Carlo. Allora, spieghiamo da quale cella è collegato. Allora, spieghiamola subito questa cosa. Da dove sei collegato, Francesco De Carlo? Ho cambiato casa, ho traslocato finalmente, sono in una nuova casa dove però ancora non c'è la linea internet. Ancora sto sistemando alcune cose, tra cui appunto internet, il caricabatterie del computer non arriva in questa camera perché devono aggiustare una cosa, quindi è una situazione molto traballante. Siamo con lo spot. Però ci siamo, speriamo che il tuo telefonino regga. Salutiamo Daniele Tinti di Tintoria che ci ha fatto un ride. Daniele, quando è che torni in diretta? Perché non vieni? Scusa, stasera se sei lì su Twitch scrivimi sul cellulare che ti tiriamo dentro. Sarà una puntata che si prospetta interessante. Allora, ci sono un po' di cose che vi dobbiamo dire, a cominciare dal rilancio dell'appello, ormai lo sapete, del nostro spot, la Mission Improbable, comprare uno spazio per trasmettere un nostro spot durante Sanremo 2021. A che punto siamo? Siamo al punto che è ancora aperto il sito per le donazioni, che è tuttiacasaremo.it. Siamo arrivati a 7.365 non sterline ma euro, 7.365 euro, che non è ancora quanto costa lo spot. E a che punto siamo invece con la trafila? Qui siamo un po' sul limbo, ragazzi, perché siamo nelle mani del controllo editoriale Rai. Lo spot ha passato il controllo qualità, diciamo così, dal punto di vista tecnico, audio e video tutto a posto, ma adesso c'è mamma Rai che deve decidere se uno spot strano, un po' come quello che abbiamo fatto noi, ha senso oppure no. Che lo spot l'abbiamo fatto, ve lo posso dimostrare, perché abbiamo un backstage, eccola qua, una foto che dimostra che l'abbiamo girato. Vedete dietro ci sono Emilio Gatto, il regista, Elisa che ci ha aiutato con la fonica, Angelo che ci ha aiutato facendo l'aiuto regista, e Marta, la truccatrice, che ringraziamo e salutiamo. Quindi l'abbiamo girato. La brutta notizia è che più tempo passa rispetto all'approvazione dello spot e più è possibile che non lo approvino, almeno così ci hanno detto. Siccome ce l'avrebbero già dovuta approvare oggi e questa approvazione non è avvenuta oggi, siamo fortemente a rischio. Per cui quello che vi chiediamo, e questa volta abbiamo bisogno di voi per la challenge, è che facciate una faccia triste, molto triste, quasi implorante, un po' tipo il gattone di Shrek, e ce lo mandiate a tuttiacasalive@gmail.com. Poi noi raccoglieremo tutte queste foto e cercheremo di fare una moral suasion a mamma Rai, nella speranza che ci approvi lo spot. Quindi tuttiacasalive@gmail.com per facce tristi, tipo così, imploranti. Esatto. Bravo, da facce ride a facce tristi siamo arrivati, e devo dire che potete aiutarci perché dobbiamo convincerli, insomma. Sì, è un gesto molto importante. È stato un anno molto particolare e dobbiamo anche dare un messaggio importante, no? Assolutamente sì, dobbiamo dare un messaggio importante. Speriamo però che la Rai questo messaggio importante l'approvi, altrimenti niente, ragazzi, altrimenti ci abbiamo provato ma abbiamo fallito. Racconteremo questo, che a sua volta racconta la nostra generazione, il fatto di averci provato, esserci andato così vicino ma non esserci riusciti. Comunque, appena lo sapremo, senz'altro ve lo faremo dire, ve lo diremo, insomma. Ringraziamo anche le nostre moderatrici, ve lo faremo dire, vabbè, ve lo diremo. Da chi? Ringraziamo anche le nostre moderatrici che stanno postando i link per iscriversi al Discord, al gruppo fan di Tutti a Casa e al sito per la donazione. Ci abbiamo anche il video backstage, proprio quello video, ve ne faccio. No, non lo facciamo. Non lo facciamo vedere. Allora cominciamo subito con i meme. Tutti a casa. Sono pochi i meme, riguardano la puntata dell'altra volta. In particolare è stata scoperta l'identità della Pantera Nera ed è Carmine Del Grosso nel vestito dell'eroe Marvel, e soprattutto questo è quello che vedono, Francesco, di te con i baffi, cioè sei Mr. Potato, e voglio vedere la tua faccia triste. Sì, questa faccia potresti inviarcela a tuttiacasalive@gmail.com. Ti vediamo sempre peggio, ma va bene così. Io non mi sto muovendo, non sto facendo più niente. Allora, cominciamo a chiamare al volo i nostri resident, che la puntata si preannuncia scoppiettante. Grazie comunque a tutti per il supporto che ci state mandando anche nei confronti dello spot. Però ragazzi, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo girato rapidamente, fatto, disfatto, scritto, montato,
fatto tutto, adesso siamo nelle mani di Mamma Rai. Ma vi dico, al momento abbiamo bisogno di tutto il vostro affetto, perché la situazione è, secondo me, 70% no, 30% sì. Però chissà, magari all'ultimo poi la situazione si rovescia. Dobbiamo sperare, chissà cosa spera Chiara Galeazzi. Ciao Chiara, come stai? Faccia triste. Lo so, ci abbiamo faticato, ci abbiamo lavorato tanto. Beh, bene, ragazzi, non buttiamo il cuore. Esatto. Con l'acqua oltre l'ostacolo. Sì, non so che cosa. Magari succede il miracolo. Non dire gatto finché non c'è l'orso. Non è così il proverbio, ma va bene. Quello che vi possiamo dire è che sarebbe dovuta andare in onda in una serata importante, ragazzi. Era pure figo lo spazio che avevamo trovato. Eravamo molto contenti. Magari ci danno un altro spazio. Temo che la Rai faccia resistenza proprio al concept dello spot. Vedremo. Quando lo vedrete ci direte se secondo voi era una resistenza sensata oppure no. Potevamo chiedere aiuto al senatore a vita Monti, effettivamente. Esatto. Poteva essere una buona idea. Come stai, Chiara? Tutto bene. Voi come state? Abbastanza. De Carlo sfocato. Francesco è a casa, sì, sono nuova. Sono sfocato, ma non è il COVID. La ring light funziona anche a casa nuova. Sì, e quella è attaccata al computer. Quindi ce l'ho davanti lo schermo, quindi vedo bene me, ma non vedo bene voi. Però vi conosco ormai. Vado al computer anch'io. Comunque ci sono... Sono bloccato? No, ti si vede sfocato ma in movimento. Comunque ci sono più problemi tecnici oggi che hai il settaggi normali di quando eri in modalità di sera, modalità da viaggio. È vero, verissimo. Benvenuta a Momoka Banana. Ciao Momo, come stai? Ciao, tutto a posto ragazzi, voi come state? Bene, un po' in difficoltà tecnica perché vedi Francesco è connesso da un cellulare, quindi la connessione va e viene, ma ci siamo. Tu ma come perché stai? Francesco, cioè perché se a lui va male a tutti? Cioè, come... Siamo troppo empatici. Se uno di carisma. Noi sta male, stiamo male tutti. Carisma. Perché va un po' così. Allora, aspetta che chiamo subito anche l'ultimo resident, che è un altro che in genere ha problemi tecnici a Iosa. Vediamo se stavolta riusciamo ad agganciarlo facile o c'è qualche problema anche con lui. Diamo il benvenuto. Diamo il benvenuto a tutti a casa, anche a Luca Cupani da Londra. Ciao Luca, come Ciao. Stai? Bene, grazie. Tutto bene, siamo contenti. Mi vedo. Sì, ti sentiamo un po' maluccio. Sì, anche a me come tipo, certe volte si ribalta lo schermo, cioè pari tipo l'esorcista, ma che è? Ma perché? Mi sta per venire un attacco epilettico. Vi si ribalta cosa lo succede? Schermo. Aiuto. Adesso Francesco, sì, gira. Adesso sei sparito, Francesco. Io ci sono, non so. No, perché. No, sei sparito. Ma non so perché io ci Aspetta, forse. No, però c'è. Non ho... Noi lo non vediamo. Ok, dipendeva da me. Eccolo. Perfetto, adesso ci sei. Ah. E a questo punto cominciamo a chiamare su... Intanto, vabbè, Luca ci ha detto come sta, Momoka ci ha detto come sta, allora, visto che siamo un po' in ritardo, cominciamo a chiamare gli ospiti di oggi. Il primo ospite è ovviamente un ospite, un ospitone, che però ormai io quasi mi permetto di definire un resident di questa trasmissione, perché siamo molto felici di averlo con noi, sperando, insomma, che... tutto funzioni bene. Vediamo se ci risponde e se c'è. Sì, forse ci sente. Vediamo. Eccomi! E allora diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, a tutti a casa, al professor Roberto Burioni. Ciao Roberto, come stai? Ciao, sto bene, mi sentite bene? Ti sentiamo forte e chiaro. Abbiamo preannunciato però che sarà una puntata difficile tecnicamente, perché siamo connessi da varie parti del mondo, però insomma ci proviamo. Quindi stai bene, prof? Tutto bene? Dove sei? A casa. Sei a casa Milano. Sì, sono a casa Milano. Allora, sono a casa Milano. Intanto è sempre un piacere averti a bordo della nostra trasmissione, ma oggi c'è un motivo particolare per cui sei qui, perché mi sa che devi abbassare un filo il volume oppure metterti delle cuffie, Roberto, perché rientriamo un po'. Va bene così? Meglio, sì, perfetto. Perché l'ospite che abbiamo stasera, correggimi se sbaglio, è stato un tuo allievo.
un mio studente, un tuo studente, con me. Un tuo studente. E com'era? Sopravvissuto. E com'era come suonato studente? Suonato come una zampogna. Suonato, professore? No, lui prima è stato un mio studente. Sì. Eccolo. Ciao, Giacomo. Ciao a tutti, buonasera, prof. Allora, aspetta, Giacomo, Dio, è una carambata questa, che bello. È una carambata, sì, sì. Eccolo allora, qua. Giacomo Corino. Giacomo ha fatto l'esame di virologia con me come studente. Sì. Proprio, che è risaputo non essere tra i più lievi, diciamo. E poi è entrato nel mio laboratorio dove ha fatto la tesi a Serafede. Per fare la tesi si lavora un anno intero in un laboratorio a tempo pieno, e lui ha lavorato nel mio. Poi era molto bravo, ha avuto un'offerta di andare a lavorare all'estero all'NIH, è andato all'NIH e poi l'hanno chiamato a Cambridge, dove ha preso un dottorato, e adesso fa il professore ad Oxford, dove inventa i vaccini. Per darvi un'idea di chi ci abbiamo, infatti l'ha presentato il professore, benvenuto Giacomo, che è un ricercatore e professore all'Istituto Jenner, correggimi se sbaglio, dell'Università di Oxford, giusto Giacomo? Sì, giusto, sono dottore all'Università di Oxford, insegno ai ragazzi. Sono avviato verso una carriera accademica, ora vediamo come va. Che è la stessa Oxford del celeberrimo vaccino. Esatto. No. È proprio l'istituto, lui lavora non nell'università che fa il vaccino, ma nell'unità di ricercatori che hanno fatto il vaccino. Quindi lui è proprio in quel gruppo. E allora sì. Permettimi di presentare a Giacomo tutto il resto della truppa. Allora sì. Giacomo, questo è un programma nato il primo giorno di quarantena, quindi 9 marzo 2020, fra un po' facciamo un anno. Un gruppo di comici, autori della nuova generazione ha detto: accendiamo le webcam e invitiamo le persone a stare a casa. La prima sera, tra gli spettatori ci appare Roberto Burioni. Allora lo chiamiamo. No, io sono amico del primario Lancia. Grazie collega. Del primario Lancia, io sono. E allora l'abbiamo chiamato e piano piano abbiamo preso gusto e abbiamo cominciato a informarci, cazzeggiare, insomma, una serata in allegria. E vicino a me ci sono. Manca lo palco. Non so, lo chiamo? Chiamo. Chiamalo. Aspetta, tanto non è che fa. Slot apposito. Aspetta, gli mando. Esatto, c'è giusto un buchetto qua tra di noi. Non era previsto, ma lo chiamo. E anche il professor Lopalco è ovviamente un supporter del programma, e quindi Francesco De Carlo, stand-up comedian, Chiara Galeazzi, autrice, Momoga, influencer, Luca Copani, stand-up comedian da Londra, siamo tutti qui per cazzeggiare. Adesso aspettate che mando... Buonasera, e buonasera prof. Allora ragazzi, posso chiedervi un favore? Sì, certo. Allora, un mio amico ha saputo che ero connesso con voi stasera, è stato felicissimo perché dice che vi segue, vi ama, siete simpaticissimi. Mi salutate l'ex batterista della mia band quando ero giovane, Glauco Taddei? Certo, va bene. Allora, ciao Glauco. Siamo Glauco Taddei. Glauco. Però bravissimo di talento. Giacomo, che strumento suonavi, scusami? Batteria. Io suonavo la chitarra. Ah, Giacomo. Ritmica e accompagnamento, seconda voce. Facevamo musica rock classico, Led Zeppelin, Beatles, Deep Purple, meraviglioso. Cose così. Quindi, tutti i virologi sono musicisti. Sono pensato pure io. È vero, anche lo palco suona la chitarra. Ne abbiamo parlato. Tra l'altro, aspetta Giacomo, tu sei immunologo, c'è differenza tra virologo e immunologo? Sì, l'immunologo è quello che si occupa di immunologia, il virologo è quello che si occupa di virus. Io, avendo fatto una tesi di dottorato in virologia ed essendo impiegato come immunologo a Oxford, sono entrambi. Perfetto. Okay. Volevo dire che i virus in sé, cioè quello che è interessante è capire come un virus interagisce con l'ospite che infetta. Quindi molto spesso i virologi sono anche immunologi. Io per esempio ho il dottorato in virologia molecolare, ma ho la specializzazione da medico in immunologia clinica, perché bisogna conoscere tutte e due le materie. Quindi okay. Siamo
bisex. Allora Giacomo, intanto ti dico che devo tenere a bada gli ormoni della chat che sono impazziti, vogliono sapere ma è fidanzato, è sposato Giacomo, com'è? Non dir niente, non fantastico, niente. Manda tutto qua. Ma ti manda... che pubblico, ma guarda che quanti pubblico. Però devono essere disposti a viaggiare, ma guarda quanti, perché tu, lo ricordiamo, sei a Oxford in questo momento. Giacomo, Roberto ci ha detto com'eri tu come studente. Com'era lui come prof? Onesto, tanto è passato ormai in prescrizione, puoi dire tutto. Vabbè, allora, il prof era magnetico, cioè entrava in classe, era uno di quelli che non si riusciva a non ascoltare. Io l'ho sempre invidiato per questo talento, perché non so quanto sia una cosa che si può costruire, poi non si sa mai. Quando entrava lui si stava a sentire. Io ero uno dei più... come si dice, stavo seduto indietro, chiacchieravo, ma no, con Burioni si stava a sentire, anche perché le sue lezioni erano di una semplicità per quanto fossero complessi gli argomenti, che poi io direi di essere il testimone migliore. Alla fine ho scelto di fare la tesi da lui, io volevo fare neurologia, mi ha convinto. E invece sei diventato immunologo e ti ritrovi in piena pandemia globale, ovviamente nell'occhio del... Racconta la tecnica degli esami, però. Com'è? Allora, la tecnica degli esami, ecco, fra l'altro è tipo giochi senza frontiere, perché oggi è un argomento caldo perché siamo in temi di bocciature. Allora, il professor Burioni ha uno screening iniziale in cui fa 5 domande che devono essere risposte perfettamente. Dette le domande della morte. Le domande della morte, esatto. Sì. Se basta che sbagli una virgola, generalmente sono molto semplici, basta inserire una parola che manca. No, scusami Giacomo, facciamo un esempio, prof. Facciamo un esempio, c'è Giacomo lì, risponderà, la saprà, quindi sì. Roberto. Oddio. Come si fa a fare diagnosi di morbillo, per esempio? Giacomo lo sa benissimo, risponde. Sì. Certo, lo so. Beh, io direi che la diagnosi è... già bocciato, perché sono in Però non faccio il morbillo da anni, io mi occupo... Male! Gli Burioni non se lo ricordano più. Scherzo, era bravissimo. Io ho una domanda per Giacomo, ma sì. Tu ce l'hai l'incubo ricorrente che tipo viene fuori che devi ridare l'esame con il professor Burioni o devi rifare la tesi perché non era valida? Quante volte? Quelle cose lì. L'incubo ricorrente. Due volte, basta. Allora, alla prima volta, alla prima volta t'ha bocciato Giacomo? Ovvio. Avevo la morte nuova. Avevi, scusami? Avevo l'amorosa nuova. Ha ridato l'esame. Ero distratto, ho fatto ridare l'esame. Però professore, poi è stato orgoglioso che lui fa parte del team che sta in qualche modo contribuendo a salvare il mondo, lo possiamo dire, senza problemi, sarà orgoglioso. Ecco, sui sogni che mi veniva chiesto, io quest'anno, specialmente quest'anno, ho sognato tantissimo di essere richiamato a dare la maturità. E io ai professori gli spiegavo, ma no, io non posso pensare al greco antico, ho gli esperimenti da fare per il Covid, dobbiamo fare il vaccino. Allora, non ci interessa, devi ridare la maturità. Oddio, che meraviglia. Intanto Glauco è entrato in chat e ci dice che Giacomo è un grande chitarrista, quindi uno scambio di favori. Il professor Burioni è un pianista, quindi potremmo fare di nuovo la band dei virologi, The Virologist, che si allarga sempre più. Allora, che bel nome. Pierluigi non risponde, quindi forse sta già dormendo, va bene. Dormendo. Dici di no, però. Quando in politica. Allora. Giacomo, una domanda per te. La prima domanda, il professore mi perdonerà, la faccio a Giacomo. No, no, fate le domande a Giacomo, io sono qui per fare compagnia. Chiedete a Giacomo. Io... Grazie, prof. Anche io voglio saperle le risposte. Senti,
Io non ti chiederò come funzionano i vaccini, perché chi segue il professore se l'è visto su Che Tempo Che Fa, dove ha spiegato tutto molto molto bene, quindi se non l'avete fatto lo potete recuperare lì. Però la domanda che ti volevo fare è, oggi io per errore ho dato per scontato che il vaccino fosse Oxford AstraZeneca o AstraZeneca, ancora non ho capito come si dice, e tu mi hai detto guarda che però io non c'entro nulla con AstraZeneca, io sono un ricercatore di Oxford. Ci racconti, sì, qual è il legame fra le due cose, cioè perché viene detto un vaccino Oxford AstraZeneca? Certo, è AstraZeneca, okay. Ho sentito peggio. Vedi, perché noi come università, al Jenner Institute, noi conduciamo un sacco di test su vaccini sperimentali per risolvere malattie emergenti e non. Ad esempio la malaria procede da anni. Però non è che riusciamo a fare tutto in una volta, e lo sforzo di produrre dosi per tutte le persone che ne hanno bisogno in questo momento è enorme. Per questo abbiamo avuto bisogno dell'appoggio di un partner produttivo e commerciale. AstraZeneca si è fatta avanti, la Gates Foundation ha mediato, e l'obiettivo è stato quello di trovare un partner che potesse essere d'accordo a distribuire il vaccino senza profitto. Ok, quindi diciamo AstraZeneca ha costruito e industrializzato quello che voi avete creato. Esatto. Noi abbiamo fatto delle cose più su piccola scala. C'è stato anche quel contributo della IRBM di Pomezia, che ci ha mandato sulle dosi che abbiamo utilizzato per il trial. Poi dopo, quando invece è stato il momento di produrne a miliardi, lì è intervenuta AstraZeneca e il Serum Institute of India, che è il maggiore produttore di vaccini al mondo. Prof, mi chiedono dalla chat, siccome il rientro aumenta, non è che hai delle cuffie da poter usare? Sì, certo, provo con le cuffie, un attimo solo. Perché il rientro sta aumentando e quindi diventava difficile infatti sì, era proprio il prof che rientrava. Tra l'altro dobbiamo fare le congratulazioni al prof Burioni, che oggi ha pubblicato un articolo sul New England, adesso, Nature Medicine. Adesso glielo chiediamo, adesso appena rientra con le cuffie glielo chiediamo. Ti faccio un'altra domanda in attesa che il prof ritorni con le cuffie, ed è la seguente, sì. Poi passo la parola anche ai miei colleghi. Qui in Italia sta avvenendo una cosa strana, ovviamente c'è un sacco di informazione sui vaccini, non tutta corretta, il vaccino russo, il vaccino indiano, il vaccino cinese, ovviamente ognuno dice la sua. E cominciano a registrarsi dei rifiuti dei vaccini, non da parte di Novax, ma da parte di persone che vogliono vaccinarsi, ma preferiscono, se scelgono il vaccino, come dire, no, io voglio quello Pfizer, non voglio quello AstraZeneca, quello tenetevelo voi, ok? E vi domando, secondo te... Aspettiamo che... Eccomi, mi sentite adesso con la cuffietta? Molto meglio, e adesso secondo me... Perfetto. Si aggiusta anche l'audio. Quindi ci chiedevamo Giacomo, quanto effettivamente ha senso questa voglia degli italiani di dire no, quello AstraZeneca tenetevelo voi, a me datemelo Pfizer, datemelo. però sta, professore, oggi io sono passato di fronte a un posto dove fanno i vaccini qui a Roma e sentivo le chiacchiere delle persone che dicevano speriamo che non mi fanno quello AstraZeneca, che mi fanno quello Pfizer perché funziona di più, è più sicuro, e io dentro di me pensavo che cazzo ne sapete voi. Quindi Giacomo e volendo anche Roberto, ha senso questo tipo di ragionamenti o non hanno alcun senso? No, non ha senso. Io ho fatto il primo vaccino che mi è stato offerto e consiglio a tutti di fare la stessa cosa, il primo vaccino che gli viene offerto farlo, perché sono tutti quanti estremamente efficaci, soprattutto sono tutti molto efficaci contro la malattia grave, e quindi è proprio da sciocchi non farsi vaccinare. Io peraltro ho questa convinzione che a questo giro i Novax non saranno un problema, perché adesso i vaccini sono pochi, quindi li lasciamo per quelli più intelligenti. Poi quando alla fine l'80% delle persone si sarà vaccinato e questi vedranno che quelli a finire in rianimazione sono i loro amici, secondo me a quel punto si convinceranno istantaneamente, perché qui non è che parliamo del morbillo, una cosa che un caso su 1000, un caso su 10.000, i bambini, qui parliamo di una malattia che una persona anziana la manda in rianimazione come ridere. Quindi io sono molto fiducioso sul fatto che il problema dei Novax verrà risolto alla base questa volta. Sei d'accordo, Giacomo?
Sì, sono d'accordo. Alla fine sta già succedendo in qualche senso, perché in questo momento l'Europa è no vax nei confronti del vaccino AstraZeneca, mentre il Regno Unito non lo è. E cominciano già ad arrivare segnali molto forti di protezione dati appunto da questo vaccino anche nelle fasce d'età più anziane. Ma gente che, proprio perché ha preso il nostro vaccino, in questo momento è a casa propria a guardare la TV e a stringere la mano al consorte invece di essere in rianimazione o intubata. Quindi è un impatto rapidissimo, quindi secondo me cambierà la musica, e questo anche a livello istituzionale. Io mi immagino che presto sarà approvato anche per gli anziani pure in Europa. Giacomo, tu sei vaccinato? Non ancora? No, ancora no, io non sono una categoria a rischio, quindi lascio la mia dose a chi ne ha più bisogno. Luca neanche, immagino, pur essendo in Gran Bretagna. No, però ho degli amici che hanno la mia stessa età e hanno il diabete, hanno avuto altre cose, che sono già stati vaccinati e AstraZeneca, e in un caso ha avuto tipo febbre il giorno dopo, poi passata, cioè tipo vari 38 e poi basta, e stanno tutti bene. Quindi io sì, non dovremmo essere, un paio di mesi mancano credo a quelli che non hanno patologie diverse, quindi insomma fra un po' io e non farò lo schizzinoso, mi prendo, anzi dirò sono amico, mi vanterò adesso di essere amico di quello che ha fatto, hai un mio amico che era poi il batterista con chitarrista con Glauco. Mi vanterò un po', mi pullerò un po' di questa cosa. Così, però. Allora, io intanto raccolgo un po' di domande nella chat e passo. Ah, professore, prima di passare la palla ai miei colleghi, ti volevamo fare, anzi, Giacomo voleva farti complimenti per qualcosa di molto importante, Giacomo. Sì, esatto, la pubblicazione di oggi che è uscita. Ah, grazie. È uscito un articolo all'editore da parte del professor Burioni e Eric Topo. Su Nature Medicine, che è un giornale prestigiosissimo, e il coautore del professor Burioni è una star della medicina a livello internazionale, a livello mondiale. Quindi complimenti per il colpaccio. E adesso, prof, però vogliamo sapere che c'è scritto dentro quest'articolo. non vorrei annoiarvi, ve la faccio molto breve. È un articolo che dice che non è automatico che possano venire fuori delle varianti in grado di sfuggire ai vaccini, perché i virus non sono così bravi a cambiare, e se il vaccino li costringe a cambiare in un modo nel quale loro non vogliono, i virus diventano più buoni. E quindi quello che potrebbe succedere con queste varianti è magari che è vero che la variante riesce in qualche modo a sfuggire il vaccino, ma potrebbe dare una malattia molto lieve, e allora in questo caso non ce ne frega niente, perché se ci dà un raffreddore non c'è bisogno di preoccuparsi. Per cui dobbiamo sorvegliare, dobbiamo stare attenti, ma non diamo per scontato che le varianti debbano, che il grado di sfuggire al vaccino debbano esserci, perché ci sono molti virus che mutano più del coronavirus, come per esempio morbillo, parotite, rosolia, epatite A. Ecco, tutti questi virus sono ancora controllati da vaccini che sono usciti molti decenni fa. Per cui io direi di stare attenti, preoccuparsi, però si sentono alcuni toni allarmistici che non sono giustificati. Per carità, non si sa quello che succederà perché è un virus nuovo, però non dobbiamo prenderci paura se un virus muta, perché è il loro mestiere ed è quello che fa. Perfetto, io continuo a raccogliere le domande in chat, però passo la palla a Francesco, Chiara, Momoka e Luca per sia domande sul virus, ma anche domande in generale sulla vita da ricercatore all'estero o sul rapporto complicato professore-studente. Io la boccia e lui torna. Professore, qual è il suo rapporto di bocciature? L'ha mai calcolato? No, altissimo. A voi la palla, ragazzi. No, volevo solo chiedere, oggi ho capito bene che AstraZeneca mette, non so neanche come si dice in italiano, però rende pubblico il codice del vaccino, non so quello che sto dicendo. Però è una speranza. Il brevetto, ecco, quello volevo dire. Cioè, all'inizio di tutta questa storia c'era la speranza, insomma, no, di vedere un brevetto condiviso, aperto e via dicendo. Poi non riusciamo a capire se invece è ancora a scopo di lucro, se invece c'è questa possibilità di regalarlo, ecco. Sì, allora io confermo che il nostro non è
a scopo di lucro quell'Oxford AstraZeneca, e che io sappia, poi magari il professore mi corregge, AstraZeneca è disposta a condividere la licenza con quegli enti che sono disposti a produrlo, sempre non a scopo di lucro. Quindi questo verrà quindi venduto a prezzo di costo finché resta lo stato di pandemia nel mondo occidentale, mentre invece per i paesi in via di sviluppo sarà a oltranza a prezzo di costo. Per questo sono nate delle polemiche che magari in alcuni paesi costa di più, in altri di meno, allora si parlava di paesi di serie A e serie B. Quello dipende tutto da quanto costano i reagenti in quella particolare località. Okay. Quindi un domani ce lo potremo fare in casa? No, non credo, non credo proprio, a chilometri zero. Fatto con Benedetta, esatto. Lei che prepara il vaccino. Con lei col vaccino che fa col pollicione così. Ecco. L'ho visto anch'io quel programma un giorno, di quella ragazza con i capelli rossi e un cane. Sì, che parla... Non mi è capitato di vederlo. Che parla fortissimo marchigiano, e quindi mo per fare il vaccino ci serve l'RNA, che lo pigliamo, lo strizziamo. Sì, lo so fare. Chiara e un Momo che saranno prontissime probabilmente a fare domande. Siamo andiamo in ordine di slot. No, io avevo la mia curiosità era su quando sono effettivamente iniziati i lavori sul vaccino, cioè noi il 9 marzo abbiamo iniziato a fare questo programmino, voi il 9 marzo stavate già in laboratorio a... Questo è il gesto di preparare un vaccino, mi è venuto di impastare, però insomma sì, eravate sì. Già, avete iniziato da subito. Così. Alcuni di noi sì, e io ancora non ero coinvolto, però mi rendevo conto di cosa stava succedendo in Italia, quindi stavo scalpitando per abbandonare il mio progetto e mettermi a lavorare sul Covid fin da subito. Alcuni avevano già iniziato, specialmente con quelle attività di laboratorio che coinvolgono di... utilizzare la piattaforma tradizionale vaccinale che avevamo e inserirci quella componente di coronavirus necessaria, che è la Spike. È una storia simpatica perché questo l'ha fatto una mia amica di un paio d'anni più giovane di me, adesso il suo lavoro finisce nel braccio di miliardi di persone. Dopo è stata una cosa che è precipitata la situazione nel Regno Unito, allo stesso tempo si ingrandiva il progetto. Quando eravamo in lockdown, praticamente tutto l'istituto che si occupava prima di malaria, chikungunya, ebola, eccetera, eccetera, tutto l'istituto collaborava su questo particolare progetto. Non è stata una cosa molto complessa da fare, perché nel momento in cui fai uno studio del genere non è che hai bisogno di scienziati creativi che devono esprimere il loro estro, bisogna essere molto lineari e molto affidabili, quindi tutti ci siamo fatti avanti e ci siamo resi disponibili a fare qualsiasi lavoro fosse necessario fare, e anche nella semplicità c'era un significato immenso che penso che non potrò mai più provare. No. Beh, cioè si spera, perché sennò sì, esatto. Io ho dato. Nel frattempo segnalo che il professor Lopalco mi ha scritto: non ci crederete, ma sono in riunione. E noi ci crediamo. Giacomo, domanda al volo prima di passare a Momoka. Ci chiedono, evidentemente qualcuno che ti conosce, quanto ti manca la piadina squacquerone e crudo? Allora, la piadina... La piadina, a lei prof, le manca? No, io vorrei fare un appunto filologico, perché anch'io sono di quelle parti. La piadina è un cibo povero che veniva usato nelle campagne per riciclare lo strutto di maiale, che era qualcosa che non si poteva vendere. Per cui molto raramente la piadina tradizionale è fatta con il prosciutto, perché il prosciutto dai contadini veniva venduto. La piadina filologicamente corretta è, secondo me, in due modi. O con le erbe saltate in padella, che è buonissima, oppure con quello che della nostra parte è particolare, che si chiama il gratin.
il gratin, cioè? Il gratin. Cioè? E deve spiegare a Zago. Poi queste interpretazioni di squacquerone, rucola, sono tutte robe moderne per quelli che vengono al mare a Riccione. Professore, però... noi stiamo sognando Fatto in casa con Burioni, con lei che fa. Ma non so cucinare, io mangio, è malvaccino. È evidente, è evidente. Comunque ti manca, sì. Giacomo? Sì, 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 allora, sì, sì, mi manca, io adesso la piada ho imparato a farla in casa, no? Perché dai a un uomo una piada, lo sfami per un giorno, insegnali a fare la piada e a posto per sempre. Quindi, sì, sì, addirittura ho fatto le piade ai miei colleghi, ai miei amici americani, le portavo ai barbecue e sparivano prima delle costolette. Beh. Allora, al volo vi aggiorno sulla questione Lopalco, che mi scrive questo messaggio. Dite a Roberto che quando ci sono tanti vaccini nessuno li vuole e ora che non ne abbiamo li vogliono tutti, come anti-novax ormai è disoccupato. Un abbraccio, un abbraccio a tutti, firmato per Luigi Lopalco. Ho ricambiato l'abbraccio, ho ricambiato l'abbraccio. Momo, a te la palla. Allora, io ero, vabbè, mi interessa tutto il piano del giornalismo, comunicazione, visto che qua i primi periodi, diciamo che i giornali per fare click proprio si impegnavano a scrivere articoli come persona si vaccina dopo 5 giorni, senza contare che era la prima dose, che si deve aspettare dopo, ma succedeva lo stesso anche da voi, perché ovviamente poi questo tipo di comunicazione va a creare sfiducia e paura nelle persone che non capiscono, che non hanno, diciamo, una base scientifica, un interesse per l'argomento. Era più, non so, più seria, diciamo, la comunicazione? No, la comunicazione qua mi sembra quasi totalmente diversa, perché si sentono pochissime voci e per lo più governative. C'è un briefing che avviene quanto in media una volta a settimana, in cui i consulenti scientifici vanno assieme al PM Johnson a spiegare qual è l'andamento delle curve di infezione, ospedalizzazione, decesso, e a questo punto aumentano, mostrano anche le curve di vaccinazione. In Italia invece è una lotta continua. Cioè, che bello, non quindi posso sperare perché. Che in un futuro in Italia possa, cioè, a parte speriamo che non ci sia più una pandemia, però però un problema che noi abbiamo avuto in Italia, perché in Italia ci sono 100 persone che parlano? Per un motivo molto semplice, perché non c'è una voce autorevole. Io l'ho detto questo, l'ho detto anche al ministro, che il compito delle istituzioni è quello di fornire una voce univoca, però che sia anche convincente e che sia capace di comunicare. Io devo essere sincero, non ho sentito una voce istituzionale, se non a fare confusione. Sì. Questo è il problema. Poi, naturalmente, ognuno dice quello che vuole, siamo in un paese libero, non è che possiamo mettere in galera uno perché dice una cosa che non è giusta. Però tante voci ci sono state, anche di persone in teoria molto autorevoli, che non sempre hanno trasmesso informazioni chiare. E purtroppo questo è un momento difficile in cui l'informazione corretta è tanto, non dico che tanto fondamentale quanto un vaccino, però per molti mesi siamo stati a mani nude contro questo virus, solo la sensibilizzazione delle persone poteva migliorare. Adesso speriamo che ci si sbrighi con questi vaccini, perché noi, a mio parere, vedremo tra non molte settimane il Regno Unito che ne esce. E a quel punto io mi chiedo che cosa faremo noi quando loro saranno tranquilli a riprendere la loro vita e non magari in zona rossa perché abbiamo ritardato. E questo è qualcosa che non va bene. Vabbè, prof, ti sento spesso parlare dei ritardi, no? Sì. Dei ritardi dei vaccini, e ovviamente capisco perfettamente quello che dici, però da non addetto ai lavori la domanda che mi viene naturale è: ma sono tutti imputabili alla politica questi ritardi? La risposta è sì. Cioè, non possiamo dare la colpa al singolo cittadino, perché non è lui che se l'è comprato il vaccino. E dico solo che quello che ho detto negli scorsi giorni, il Regno Unito ha mandato a trattare con le aziende produttrici di vaccino una signora che era laureata ad Harvard con un Master in Business Administration. Noi ci abbiamo mandato come Europa una che ha la diploma di scuola interpreti, magari un genio, però insomma nel mio immaginario
a trattare bisogna mandarci qualcuno che insomma è esperto di trattative, esperto di economia, cioè io non saprei trattare io. E poi il dato di fatto è che noi insomma siamo vaccinati meno della Serbia, meno della Turchia come Unione Europea, quindi i numeri parlano chiaro. Speriamo di riprendere e di riguadagnare il tempo perduto, perché ricordiamoci che ogni giorno muoiono le persone, quindi un ritardo, non è che io per questo mi amareggio molto, perché abbiamo fatto un miracolo. Cioè, quello che è avvenuto è un miracolo. Io vi giuro, se voi mi avete detto scommetti 50.000 euro che alla fine di dicembre ci sono 3 vaccini approvati, io a marzo ve li avrei scommessi subito, perché mai avrei pensato di vedere un vaccino prima di 2 anni, ma non 2 anni, anche di più, perché voi dovete pensare che il tempo medio nel passato, che è andato dalla scoperta del virus alla somministrazione del primo vaccino sperimentale, non quello vero, è tipicamente stata di 4 anni e mezzo, in questo caso è stata di 63 giorni, perché gente come Giacomo e i suoi colleghi e tanti altri scienziati hanno lavorato giorno e notte, facendo un miracolo. Ora, vedere che questo miracolo di avere un vaccino che non mi sarei sognato neanche, cioè, io vi dico una cosa, ecco, e credetemi, cioè, se mi avessero detto del vaccino disponibile, io per quelli avrei accettato la retrocessione della Lazio a marzo. per dire ma sì, perché proprio è una cosa talmente miracolosa, talmente bella. Ci sono virus scoperti negli anni 50 per i quali non abbiamo ancora il vaccino. Non è una cosa scontata, ce ne sono diversi, funzionano, sono sicuri, non danno effetti collaterali se non cose da niente. E adesso cosa facciamo? Non li sappiamo distribuire, cioè come avere trovato un pozzo di petrolio e poi non avere le autobotti o l'oleodotto per portarlo. Questo non è tollerabile, perché io uomo della strada, senza avere alcun accesso preferenziale ai dati, ho saputo che i vaccini funzionavano intorno ai primi di novembre. Sono convinto al 100% che le persone che erano dentro, che avevano accesso ai dati, quindi magari il primo ministro, lo sapevano da almeno un mese prima. Beh, ci si poteva organizzare molto meglio, alcuni paesi ci sono riusciti, basta guardare Israele, il Regno Unito, gli Stati Uniti. Noi siamo veramente il fanalino di coda, abbiamo voluto tirare sul prezzo, sui vaccini. Ora AstraZeneca li dà gratis, non tutti hanno fatto questa scelta. Vogliamo fare, altri costano, però sono soldi ben spesi. Sta a vedere che questa Brexit alla fine a loro in qualche modo li ha avvantaggiati. Ma Giacomo, finora certamente, finora non c'è dubbio. Giacomo, ho una domanda provocatoria per te, tanto siamo tra amici, ce lo puoi dire. Ma secondo te sareste riusciti a fare la stessa cosa in Italia? Cioè a trovare un vaccino con quella rapidità, a lavorare con quegli strumenti? Dai, sei andato via, quindi ce lo puoi dire. No, ma io non sono andato via per scappare da niente, io sono stato chiamato verso l'estero, una cosa diversa. Ma evidentemente sei stato chiamato perché sei bravo e perché in Italia non venivi chiamato altrettanto, cioè c'era meno. No, noi l'abbiamo chiamato, io l'ho chiamato. Aiuto! Mi riferivo a un tipo diverso di chiamata. Capito? Io mi sentivo proiettato in quella direzione. Non so, perché io non è che ho molta esperienza sul modo italiano, perché sono andato via dopo un anno di esperienza in laboratorio durante la tesi. A me piace pensare che più che dirsi questa cosa non si può fare, ci si debba chiedere com'è che si può fare. Cioè, in Inghilterra si dice where there's a will there's a way. Io sono assolutamente sicuro che con le persone giuste si sarebbe potuta allestire una cosa del genere anche in Italia. Per questo io penso che l'Europa sul modello americano dovrebbe costruire un centro di ricerca vaccini dove è tutto pronto per la prossima emergenza. Lo fanno gli americani, dobbiamo farlo, cioè possiamo farlo anche noi. A me piacerebbe fosse proprio in Italia, onestamente. C'è una cosa che io vorrei dire, il perché non si sarebbe potuto fare in Italia, e questo Giacomo chiaramente non può saperlo perché appunto se n'è andato via molto presto. C'è una cosa molto virtuosa che accade negli altri paesi, soprattutto non solo in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, in Svizzera, e che da noi viene invece non solo non c'è, ma viene vista con profonda diffidenza: l'interazione tra l'università e le aziende.
Ora voi dovete capire che un conto è fare il vaccino, progettarlo, metterlo insieme, produrne le prime quantità. Però poi, poco dopo, si arriva a un punto in cui, quando bisogna fare uno studio con 100.000 persone, ci vuole una struttura organizzativa che non ha un'università, né può dotarsi. E allora quello è il momento in cui bisogna unire le forze con un'azienda che invece abbia questa capacità organizzativa, che poi è quella anche di trasportare milioni di dosi nel mondo, distribuirle, non è una cosa banale. Ecco, in Italia questo c'è molto di meno, questo rapporto virtuoso tra università e aziende, ed è un peccato perché è stato quello, questo rapporto che ha fatto nascere tutte le start-up informatiche a Silicon Valley, è stato questo che ha fatto nascere le start-up di grande successo in campo farmaceutico a Oxford, nella costa est degli Stati Uniti, oppure a San Diego, ecco, dove proprio c'è Topol e dove io ho lavorato per tanti anni. Lì c'è questa interazione estremamente positiva tra aziende e università, che, della quale beneficiano tutti. Beneficiano le aziende perché possono accedere ad una ricerca sofisticatissima a prezzi molto convenienti. Non solo, io per esempio a lavorare in un'azienda non ci andrei mai, perché voglio fare il professore universitario, quindi non è una questione di soldi. Se un'azienda però mi finanzia un progetto nella mia università, io sono felice di lavorare se ritengo il progetto valido. Chiaramente mi fa anche piacere avere il sapere che il lavoro che io faccio non va perduto se ha successo, perché c'è già una strada che lo porta verso la farmacia. Questo manca in Italia, questo secondo me dovremmo guardare avanti, anche perché io sono convinto che questa pandemia, che ha portato tante cose brutte, ha portato anche dal punto di vista della medicina una rivoluzione che nella capacità di fare telemedicina, curare a distanza, vaccini che non sono solo vaccini, perché quello che hanno messo a punto nell'Istituto di Giacomo non serve solo per vaccinare le persone, può servire per tante altre cose. E quindi è stato un po' come andare sulla Luna. Poi dall'andata sulla Luna sono usciti sia i computer sia gli investimenti per le padelle, quindi abbiamo avuto col Teflon, certo. Per cui abbiamo un momento magico della scienza con una spinta che non dovremo perdere quando tutto questo, secondo me, molto presto sarà risolto. Nel frattempo Francesco De Carlo ha staccato il video perché ha dei problemi di connessione, però ci sente e in audio c'è, e quindi eravamo preparati a questa evenienza, abbiamo messo una sua foto, tra l'altro molto meglio di come era nel video, posso serenamente dirlo. Luca, sarebbe a te la palla, se vuoi chiedere anche qualcosa sulla piadina, perché noi stiamo parlando di virus e di università e di ricerca, ma in chat vogliono solo parlare di cassoni con l'erba, quindi interessa solo... Essendo bolognese, quindi dalla capisco che era romagnolo Giacomo, però siamo, la piadina manca anche a me e non ho ancora imparato a farla così bene da portarle per barbecue. Le erbe mancherebbero comunque, cioè le cose di erbette così sono un po' diverse qua da quelle che si trovano in Romagna, tanto per fare il nostalgico, secondo me, però almeno a Londra. Però vabbè, questa è una parentesi, volevo chiedere una cosa, due cose sul vaccino. Una, la curiosità dello scimpanzé, se non sbaglio, avete utilizzato, e perché lo scimpanzé, se avete una rosa di possibili animali da cui scegliere i virus, cioè quelli innocui per l'uomo, e quali sarebbero gli altri? Sono curioso cosa ci siamo. Si può prendere i virus dei romanisti. Lo sapevo, ti aspettavo al parco. Guarda, volevo dirla prima io, si può prendere dai laziali, che io non sono romanista, ma volevo provocarti. Non parlo più di cazzo, sono in disintossicazione, sì. Ho staccato Sky, tutto proprio, come a San Patrignano. Dopo il Bayern, Bayern Monaco, ho staccato tutto dopo al derby. Ah, ecco. Mica sono scemo, non l'ho vista mai, ecco. Non vedo più niente, non guardo più niente, sono in pace con l'anima. Anche perché ci segnalano che in questo momento c'è Valerio Lundini che sta parlando di Roma con un speaker famoso che parla di Roma 24 ore su 24, per questo non è qui, questo per darvi un'idea del livello. Luca. L'ultima cosa, questo vaccino si dà in dosi di ogni tre mesi, ogni tre mesi, il richiamo si fa dopo fino a tre mesi. E questo è stato già dall'inizio, era previsto quando l'avete studiato, o è un esempio di pragmatismo britannico del tipo, vabbè, sarebbe meglio darlo prima, ma va bene anche darlo dopo? Cioè, darlo dopo perché ormai dobbiamo fare più dosi possibili all'inizio. È una domanda, se sapete, insomma, così.
sapere. Sì, sì. Beh, hai detto una cosa molto importante, molto giusta, è che il problema non è tanto la piada, il problema è il ripieno qua. Quindi bisogna un po' sapere essere artisti, ecco. Io ho brevettato delle piade nuove che mi piacciono tanto. Tipo, ma, tipo facci degli esempi. Ma assieme a un mio amico abbiamo iniziato a prepararla con cavolo nero e gorgonzola, che è una roba fotonica. Cioè, no, prof, lo so. Ma il gorgonzola è una delle cose migliori. Prof, io la mando, capisco la differenza. Allora. No, è una roba pazzesca, è buonissima. Bisogna credo dove lo trovi il gorgonzola, Oxo, scusa, non ho capito. Non si trova neanche a Rimini il gorgonzola buono. Ho i miei contatti. No, professore, glielo dico io, a Oxford lo producono. Cambio di vaccini si ottiene tutto. Esatto. Io posso dirvi che allora, quando lavoravo negli Stati Uniti, sono riuscito, erano da anni diversi, sono riuscito a contrabbandare un prosciutto senza osso intero, e del quale andavo orgogliosissimo. Poi la volta dopo, preso dall'entusiasmo, ho portato più o meno 15 kg di parmigiano messi in sacchetti sotto vuoto. Purtroppo un cane antidroga maledetto ha sentito un profumo strano e mi ha raspato nella borsa. Per cui mi hanno trattato come un narcos, mi hanno sbattuto in una stanza. Poi hanno visto che il narcos era il parmigiano. Ebbene, mi hanno fatto una mega multa. E mi hanno mandato una lettera che hanno detto che se ci riprovavo finivo in galera, e poi hanno rispedito a mie spese tutto il parmigiano in Italia. No, sì, sì. Quindi io una volta l'avrei mangiato davanti a loro. Io un po' l'ho mangiato, però erano 10. Oh no, dicevi poi, Giacomo, a parte le piadine, sì, ricette, giusto, delle... giusto. Allora, il virus di scimpanzé. Allora, noi quest'anno siamo diventati tutti un po' più virologi, eh? Anche chi troppo. Sì. Comunque, una cosa, sì, che abbiamo imparato... una cosa che abbiamo imparato è che i virus sono bravi a entrare dentro le cellule e a rilasciare materiale genetico, no? Che per i virus che circolano normalmente è il materiale genetico che dice alla cellula fai nuovi virus, e così il virus si replica. Giusto? Sì. Ecco. Sì, sì, guarda me, giusto? Sì, sì. No, a lei lo chiederei diversamente. Allora, poi dicevamo, noi con le biotecnologie siamo in grado di svuotare i virus dell'informazione che hanno e di metterci altra informazione che può essere innocua e addirittura aiutarci. E in questo caso è giusto una componente del coronavirus che va e dice alle cellule: questa è la proteina spike del coronavirus. Sistema immunitario impara a riconoscerla. Ecco, questo il vettore che noi utilizziamo, quindi questo cavallo di Troia virale che noi utilizziamo per portare l'informazione dentro la cellula, è un virus di scimpanzé, un adenovirus di scimpanzé. Perché siamo andati a prenderlo nello scimpanzé? Perché gli adenovirus circolano normalmente nell'uomo, possono causare dei raffreddori. Quindi se tu vai nello scimpanzé sai che il virus si lega anche nell'uomo, ma lì non circola, quindi manca un'immunità contro il vettore che può essere più efficiente nel consegnare la sequenza di interesse, che in questo caso appunto è la proteina spike, quella della proteina spike. Poi c'era un'altra domanda che era sì, il richiamo. Ecco, il richiamo. La distanza di richiamo. Allora, il nostro trial ha avuto una differenza rispetto a quello degli altri, perché gli americani hanno testato il loro vaccino in un paese in cui il virus circolava tantissimo durante l'estate. Ora, forse ne avete già parlato, per sapere se un vaccino funziona si prendono tantissime persone, gli americani ne hanno prese 40.000, e si divide in due gruppi, a uno gli si dà il vaccino, all'altro gli si dà il placebo, e poi si guarda come aumentano i casi. Se vedi più casi nel placebo che nel vaccino non sono presenti, dici questo è il vaccino in azione, il vaccino protegge. Quindi ovviamente, dato che bisogna aspettare che i casi aumentano, è più facile sapere in brevi tempi se il vaccino funziona, se lo testi in un paese in cui non c'è il lockdown, in cui l'amministrazione non introduce restrizioni per il virus. In Inghilterra noi eravamo partiti con lo stesso piede di fare le cose in 448, poi il PM John ha voluto fare il lockdown giustamente per salvare i propri cittadini, e noi ci siamo trovati a inseguire il
la pandemia in tutto il mondo. Ecco, siamo andati in Sudafrica. Ora rendiamoci conto, allestire trial di queste proporzioni in piena pandemia in paesi dall'altra parte del mondo che non parlano neanche la lingua non è una cosa semplice, è uno sforzo organizzativo mostruoso. Quindi è successo che ad alcune persone la seconda dose arrivava più tardi e questo ovviamente era tutto controllato dagli enti regolatori, tutto approvato, si sapeva, eccetera, e abbiamo visto che proprio il ritardo della dose correlava con maggiore protezione. Questi risultati sono stati anche confermati di recente. Più si ritarda, maggiore è la protezione. Quindi adesso quello è il protocollo vincente. C'è una cosa che vorrei dire, che magari non è immediata per chi non è del mestiere. Quando si ha a che fare con un vaccino nuovo, non si sa qual è l'intervallo migliore tra le due dosi. Tipicamente quello che si fa uno studio che viene chiamato di fase 2, in cui si provano 15 giorni, 3 settimane, 4 settimane, un mese, due mesi, tre mesi, e poi si tenta di capire quale di questi intervalli è il più adatto. Lo stesso si fa con le dosi. Vengono fatti più studi con diverse dosi, perché quando si ha un vaccino completamente nuovo, come sono sia quello fatto al Jenner Institute da Giacomo, sia quelli fatti con l'RNA, sono vaccini completamente nuovi, non ce n'è uno già in commercio. E allora che cosa hanno fatto tutte le case farmaceutiche? Sono partiti con un dosaggio che gli sembrava sensato, e alla fine lo è stato, e poi hanno preso l'intervallo che solitamente funziona con i vaccini. Tutti i vaccini che noi abbiamo tipicamente hanno un richiamo o 3 settimane o un mese, perché in generale quello è il tempo che consente al sistema immunitario di potenziarsi nel tempo più breve possibile con la forza maggiore. Ma non è stata fatta per questioni di tempo, non per questioni di cattiva volontà, un esperimento nel capire qual era la distanza ottimale tra le dosi. L'ha fatto poi la natura. E ci si è accorti che col vaccino Oxford, per motivi che adesso non stiamo a dire, che possono essere complicati, distanziare queste dosi maggiormente potrebbe dare un'efficacia molto più alta, che comunque è già altissima, perché sembra che questo vaccino Oxford sia un vaccino meno efficace, ma non lo è. Dà una protezione altissima nei confronti della malattia grave, che in Inghilterra sta scomparendo. In questo momento in Inghilterra muoiono poche persone, soprattutto tra i grandi anziani, che ancora da noi muoiono. Quindi è una cosa utilissima e, ripeto, dobbiamo sbrigarci. Questa è la cosa più importante che io... Allora, nel frattempo scusami Chiara, devo dire che c'è un po' di segnale disturbato, evidentemente, non so perché, forse un problema di linea, credo che la linea di Francesco stia per cedere, Francesco De Carlo, e quindi abbassa la linea di tutti, secondo me. Occhio. Vi saluto perché ho paura di condizionarmi. Sì, prima... sto sentendo male. Prima, sì, infatti Fra, mi sa che ti saluto fra poco. Prima però, siccome il professore ha parlato male della Roma, e quando in questa trasmissione si parla male della Roma, è inevitabile che spunti a difesa Michela Giro. Ciao Michela, come stai? Papà. Ecco. Allora, io voglio sapere cosa c'è di male da dire su una squadra senza ambizioni. Cosa c'è di male da dire su di noi, che stiamo là, vogliamo vincere ma non riusciamo a vincere, vogliamo segnare ma non riusciamo a segnare. Cosa ha da dire, professore, contro la Roma? La Roma non vince qualcosa, dai! Cioè... Oddio, ancora con sta roba della Coppa il 24 maggio, ma siete incredibili! No, non è il 4 maggio, e se voi non vincete nulla, è il 24 maggio 2008, che sono 12 anni, 9 mesi, 7 giorni, 23 ore, 46 minuti e 37 secondi. Cioè ci sono bambini, che guidano il motorino, che non hanno mai visto vincere qualcosa. Porta ombrelli, lei sta parlando del porta ombrelli della Coppa Italia, lei parla di quella. Quella che mi abbiamo alzato proprio davanti, se non ricordo male. In faccia, ma lei è un professore, non può usare queste
quel controbattere così, mi dica qualcosa di spessore. Io non posso sentire da lei, me la va bene, qualche... dico qualcosa di spessore. 3-0, no, l'ultimo derby. Più spessore di quello, 3-0. Allora io mi immagino la faccia di Giacomo, ricercatore a Oxford, che dice: ma sì, colleghiamoci con degli italiani, cosa mai potrà andare storto? E ovviamente no, è Giacomo è italiano. Sì, è italiano, sì, ma sì. È ricercatore a Oxford in questo momento. Sei preparato? Però lui sa che nel mio laboratorio il calcio veniva vissuto in maniera piuttosto intensa. Per fortuna io sono neutrale. No, non posso dirlo perché mio babbo non vuole. Devi schierarti. Tuo papà per chi? No, tu il calcio non hai mai detto niente, perché da noi si litiga in continuazione sul calcio. Ma io sono juventino e quelli che più su Twitter dicono le cavolate sono interisti. Niente, Michele è andata via. Ma Michele se n'è andata. Voi mi invitate con un laziale o un juventino? Momoca. Sì. Allora, no, voi mi chiamate quella romanista che non ho neanche fatto l'antitetanica. Che momento, Michela, il vaccino AstraZeneca, sì, ovviamente stiamo tutti scherzando, lo diciamo qualora ci stesse guardando qualche permalosone, stiamo ovviamente tutti scherzando ed è il bello del calcio, però volevo dirti proprio per questo, Michi, che il vaccino Oxford AstraZeneca, quello che probabilmente faremo tutti noi, diciamo, della nostra fascia d'età, è stato creato anche da Giacomo, che è juventino. Ora sei di fronte a un dilemma etico. Ci ho messo dentro un po' di Juve. No, io prendo tutto, anche il vaccino. No, sto scherzando. L'onestà arbitrale. Sì, lo ripetiamo. Aspetta, adesso lo scrivo anche sopra. Aspettate che scrivo sopra. Stiamo scherzando, che non si sia mai qualcuno se la prende mai. Stiamo scherzando, siate buoni. Ecco, mettiamo il disclaimer lassù, così non ci abbiamo problemi. Va bene, Michi, grazie per questo intervento in difesa. Non so se devi andare, ma hai detto che dovevi andare. No, sì, perché volevo vedere Valerio che si collegava con Riccardo, è una trasmissione, pensi dottore, si chiama Stasera virgola al Circo Massimo, che è una trasmissione che pensi parli un po' dell'amore della mia vita, che è la Roma, e c'è il mio fidanzato che è l'amore della mia vita, che parla dell'amore della mia vita, proprio un trionfo d'amore. Ma che ne sapete voi, che lo dito vi frusta per avere risultati, che ne sapete voi? No, sembra che stia parlando col Real Madrid qui, no? Non vincono niente, hanno vinto un bonsai. Non ci interessa vincere, a noi piace la tensione verso la vittoria che non arriverà, perché il tifoso romanista deve soffrire e si deve lamentare, la rabbia, la cattiveria, deve uscire a testa alta, il rancore lo lasciamo a voi, arrivederci. Ciao, uscita a testa alta. Ciao, sono diventati delle giraffe ormai, a forza di uscire. Sì, sempre magica Roma. Perdona anche col tavolino ultimamente. Beh, ma mi sembra che qua le avete prese anche voi, Non sì, ma non giusto. Perché abbiamo sbagliato a fare i cambi. È caduta. Meglio. Basta parlare di calcio. Giacomo, dici. Basta calcio, sì. Chiedo una cosa. Vedo che fra l'altro ci segue la mia collega Federica Cappuccini, no? Che ha lavorato anche lei sul vaccino e della Garbatella di Roma. Le facciamo un saluto. Certo, sì, salutiamo. Certo. Ciao Federica, mi scrivi. Anche se è romanista. Sì. Allora, è incredibile come si basta parlare di calcio un minuto e si scalda subito tutto, ma adesso basta, siamo qui al volo. No, mi avete provocato, io dal derby non guardo più le partite, non parlo più di calcio, sono in disintossicazione, mi avete provocato voi, perché io non parlo più di calcio, anche perché non voglio soffrire, già è un periodaccio, per cui sono proprio in fase San Patrignano. Senti, non guardo più le partite. Chiara, ti ho interrotto, stavi per fare una domanda, mi sa ti sei scordata. No, era solo per non so quale sia il dato, la percentuale di persone vaccinate in questo momento in Regno Unito, più o meno, a quanto siamo, a grandi linee. Oltre un terzo degli adulti. Sono più di 20 milioni, sì. Sì, 20 milioni di dosi le hanno superate. Te lo dico prime subito. Dosi. Sì, prime dosi. Sì, mi sa un terzo degli adulti. Ma che bello, Io sono Regno Unito, avevo letto, mi sembra, qualche giorno fa la notizia, quella di inoculare il virus appositamente. Mi sembra è una fake news, è finto, me l'hanno mandata. È uno studio, credo, per alcuni soggetti gli danno
sani li vogliono esporre al virus, per, ma a una versione però vecchia, se ho capito bene, del virus, cioè non nei nuove, le nuove varianti, per, proprio per, come si trasmette, per monitorarli, ecco, per monitorarli. Sì. Ma vengono pagati? Questo mi hanno chiesto, ecco, ok, vengono pagati? Sì. Intanto il 20 adesso, milioni 200. Non lo posso dirvelo io che conosco bene queste cose, perché mi è capitato di esserne coinvolto. Questi studi vengono chiamati challenge studies e vengono fatti prendendo delle persone sane, in perfette salute, giovani, e vengono infettati di proposito. Questi studi sono stati fatti con l'influenza, sono stati fatti con la malaria ed è stato proposto di farli anche con Covid-19. Però mentre l'influenza e la malaria li conosciamo bene, Covid-19 lo conosciamo molto meno, per cui non siamo sicuri che una infezione non possa dare delle conseguenze magari tra tanti anni. Per questo c'erano delle perplessità di tipo etico per questi studi. Però sono studi che sono stati fatti anche per altri agenti patogeni, ecco, non pericolosi. Chiaramente non si può fare con malattie gravi o che sono incurabili. Però si era parlato di fare anche questi per velocizzare la ricerca sul vaccino. Però paradossalmente, come sempre, dalle cose brutte delle volte viene qualcosa di buono. Il fatto che negli Stati Uniti l'epidemia non sia stata controllata è stato qualcosa che ha reso molto più facile lo studio dei vaccini. Perché? Perché il vaccino appunto è più facile da studiare quando il virus circola molto per determinarne l'efficacia. E quindi alla fine di questi studi non c'è stato bisogno. Potrebbe, però faccio uno scenario ipotetico, io non penso che sia necessario neanche in questo caso. Immaginiamo di volere capire se un vaccinato è resistente alla replicazione. Prendiamo una persona, la vacciniamo e poi proviamo a infettarla e vediamo se riesce a infettare degli altri. Però poi sono sempre studi che hanno un valore limitato perché sono fatti in un ambiente controllato che non necessariamente riproduce quello che succede nel mondo vero. Per cui, oltre al dubbio etico che c'è di fondo, che bisogna sempre porsi, c'è anche l'elemento che appunto sono un po' artificiali e non sempre danno una risposta particolarmente affidabile. Ma come vengono infettate le persone? Dipende se... Dipende, con la malaria le fanno pungere da zanzare che hanno appunto persone che hanno la malaria al momento giusto. Per l'influenza con una pompetta gli viene spruzzato il virus quantificato all'interno del naso. Covid penso che ci si muoverebbe più o meno come l'influenza. Nello scrivere una puntata del podcast che facevo per Radio DJ sulla scienza, nello scrivere la puntata sui vaccini, raccontavo la storia di Jenner, che dà il nome all'istituto a cui lavora Giacomo, che se non ricordo su questo era abbastanza estremo, andava a infettare le persone per verificare l'efficacia del vaccino senza dirglielo, se non ricordo male. È chiaro che era un'altra epoca, parliamo di diversi e tanti anni fa, non c'erano protocolli, non c'erano criteri di sicurezza. Però ricordo, adesso non vorrei fosse una fake news, però ricordo che Jenner, dopo aver avuto l'intuizione per vedere se la sua intuizione funzionasse, andava a infettare la gente e non lo so se era vero o no. Però insomma, Giacomo, vedo Giacomo che sorride, quindi forse non è vero, no? No, è vero. Lascio il commento al prof. Ah, è vero. Allora, Jenner ebbe questa idea perché si accorse che le donne che mungevano le mucche e prendevano il vaiolo bovino, perché mungevano le mucche con le mani screpolate, erano immuni dal vaiolo, quello vero, che aveva una mortalità del 30%, quindi non si scherzava. Allora cosa fece? Un giorno gli arrivò in studio una signora, di cui adesso non ricordo il nome, che aveva una lesione alla mano del vaiolo bovino. Lui prese l'essudato, prese da questa lesione il materiale e lo inoculò al figlio del suo giardiniere, che si chiamava James Phipps. Poi ha aspettato un po' di tempo, visto che a sto ragazzino di 8 anni gli veniva il braccio gonfio, e poi però gli è passato. A quel punto ha fatto la sperimentazione clinica, l'ha messo a dormire con uno che aveva il vaiolo. Ecco, allora, esatto. Gli è andata bene. Ma c'è una storia più recente che pochi sanno, e io la so perché ho avuto la fortuna di fare la mia tesi di laurea all'University of Pennsylvania a Philadelphia, proprio nel laboratorio dove c'era uno di quelli che hanno inventato uno dei vaccini contro la poliomielite. Negli Stati Uniti nel 1955 venne fatto il primo vaccino contro la poliomielite dal dottor Salk. Questo vaccino era efficacissimo
ed era fatto con del virus che veniva preso e veniva inattivato. Di nuovo, siccome era un vaccino nuovo, perché vaccini di questo tipo non c'erano, non si era molto bravi a inattivare, per cui successe che in un caso non inattivarono bene il virus, iniettarono dei bambini un virus vivo e morirono. Ci furono centinaia di casi di poliomielite, una tragedia. Da lì ci fu molta preoccupazione per i vaccini, quindi si guardava con molta poca, con molto poco entusiasmo lo di un nuovo vaccino. Però questo vaccino Solco non era un vaccino ideale, perché avete imparato un po' la terminologia in questi giorni per i vaccini contro il Covid, non era in grado di bloccare completamente la trasmissione, quindi proteggeva l'individuo dalla malattia, ma l'individuo rimaneva contagioso. C'era quest'altro ricercatore, Sabin, che aveva trovato un vaccino che poteva risolvere questo guaio, però non riusciva a farselo sperare. No. Sono molto, molto preoccupati. Lo sperimentò in 20 prigionieri e andò tutto bene. E poi, quando vide che non c'era in nessun modo, ebbe questa idea. Siccome lui era di origini russe ed era emigrato quando era molto piccolo negli Stati Uniti, riprese i contatti con la Russia. Fece venire era gli anni 50, fine anni 50, quindi piena guerra fredda. E dei russi vennero in America, poi lui andò dai russi e poi riuscì a convincere il segretario di Stato e il ministro degli esteri a dare questo vaccino ai russi. I russi presero e vaccinarono 70 milioni di persone, così, boom, sec, senza neanche Senza prendete 70 milioni. No, obbligatorio. Ah, cosa è successo? L'hanno sperimentato. Quando hanno visto che, insomma, non dico funzionava, perché per capire il funzionamento ci voleva poco, videro che non era pericoloso, lo diedero anche a tutti gli stati, i loro stati satelliti. A un certo punto, nell'anno 60-61, la Germania usava il vecchio vaccino non obbligatorio, la Germania dell'Est usava il nuovo vaccino obbligatorio. In Germania dell'Ovest ebbero quasi 9.000 casi di poliomielite, di là 20. E allora a quel punto si cominciò a pensare a come usare questo vaccino, ma non fu semplice, perché quella volta c'erano in due blocchi, per cui, certo. Ecco, e sapete quale fu il primo paese del blocco occidentale a usare questo nuovo vaccino? L'Italia, perché nel 1964 ci fu un governo di centrosinistra e il ministro della salute era un socialista, Giacomo Mancini, e questo socialista aveva rapporti buoni con la Russia e quindi riuscì a convincere l'Italia a usare questo vaccino, che poi è diventato in uso in tutti i paesi, perché tra i due era oggettivamente quello più, in quel momento, più adatto. Ora non si usa più perché non sarebbe il più adatto, però in quel periodo è riuscito a fare letteralmente sparire la poliomielite. E la storia dei vaccini è costellata di storie strane. E questo ci riporta, però, visto che hai parlato di Russia, a sto famoso Sputnik di cui tanto si parla. Ma scusami, a San Marino. Giacomo, ma voi sì. Avete l'opportunità di studiare i vaccini degli altri o siete concentrati sui vostri? Oddio, direi che il nostro ci ha già tenuti abbastanza impegnati. Quindi non avete l'opportunità, cioè non c'è collaborazione tra le varie, non c'è collaborazione fra le università, per dire qualcosa. Sì. Sì, c'è collaborazione, è anche vero che tutti i vaccini finora, i candidati, anche quelli approvati, vengono da centri che sono già indipendenti, quindi è bene collaborare, ma è anche bene puntare su più cavalli, quindi ciascuno è andato avanti per la sua strada in spirito collaborativo e adesso per fortuna ci sono più vaccini che funzionano. Compreso lo Sputnik, o no? Allora, lo Sputnik sulla carta funziona molto bene. I dati che hanno presentato, che hanno pubblicato su una rivista molto seria, Lancet, sono buoni. Però quello che bisogna capire è che un vaccino, appunto, non è fatto soltanto della prima sperimentazione, è fatto anche dalla capacità di produrlo con degli standard affidabili, senza contaminazioni, di avere dei protocolli molto rigorosi che garantiscano che in ogni fiala c'è la stessa quantità di vaccino con la stessa efficacia. Ecco, mentre i laboratori occidentali hanno degli standard che sono automatici, perché nessuno si mette a lavorare senza questi standard che sono chiamati
GMP, Good Manufacturing Practice. E ancora per i russi questo non si sa. Per questo EMA non ha ancora approvato il vaccino russo. Peraltro mi dicono che i russi hanno chiesto l'inizio della valutazione il 15 febbraio e poi non hanno dato più nessun dato fino ad oggi. E io personalmente, mentre mi farei a occhi chiusi qualunque vaccino approvato da EMA o da FDA, che sono due enti di assoluta serietà, sarei un pochino più preoccupato per vaccini che non sono stati invece passati al vaglio di queste istituzioni. Per cui speriamo che avvenga presto, speriamo che anche i russi si muovano a dare la disponibilità dei dati del loro vaccino e anche l'accesso agli impianti e via dicendo, in modo tale che si possa avere ancora un altro vaccino. Faccio ovviamente, ragazzi, poi anche voi, però fate domande se ne avete. Io sto raccogliendo una domanda che ha colpito molto e sulla quale vorrei il parere di Giacomo e di Roberto. In tanti l'hanno chiesta in chat, una cosa che avete detto: è vero che se avessimo tempo infinito, risorse infinite, troveremmo il vaccino per ogni virus? Cioè, per citare Hilbert, dovremmo vaccinare e vaccineremo? Riusciremo a trovare il vaccino per ogni cosa? Se avessimo tempo e risorse, oppure potrebbero esistere virus per cui non esiste vaccino? Perché è una domanda che ha colpito molto. In tanti in chat dicono: ma questo vuol dire che se investissimo a sufficienza avremmo il vaccino per l'HIV, avremmo il vaccino per questa o quella malattia di cui non abbiamo il vaccino? Cioè, è solo una questione di tempo e investimenti? Giacomo? No, sono anche stato attaccato una volta perché ho detto: abbiamo già il vaccino, ringraziamo il cielo. Perché ecco, non dipende solo dai soldi. Non dipende solo dai soldi. E dal personale che ci metti dietro. E alla fine a decidere l'ultima è madre natura. HIV è un organismo molto più complesso, l'epatite C anche, così la malaria. Quindi non è che se rifacciamo adesso un altro anno contro HIV, in un anno abbiamo il vaccino e sono tutti immuni, purtroppo. Okay. Prof? Io do una risposta più articolata. Quando HIV infetta una persona, è un virus che è molto poco contagioso. Mentre Covid basta uno starnuto per infettare delle persone in una stanza, HIV invece ci vogliono dei contatti molto più ravvicinati, come sapete. Quindi questo virus, per avere successo nel trasmettersi da una persona all'altra, deve rimanere all'interno di un paziente per molti anni. Durante questi anni il sistema immune lo vede e lo comincia a rincorrere e lui scappa e il sistema immune lo rincorre e lui scappa e il sistema immune lo rincorre. E questo virus è evoluto in modo tale da scappare al sistema immune, quindi all'interno di un singolo paziente, a proposito di mutanti, non c'è un virus dell'HIV, ma c'è una nuvola di virus di HIV, tutti l'uno diverso dall'altro. Quindi all'interno di un singolo paziente ci sono innumerevoli varianti. Per questo, per avere un vaccino che protegga dall'HIV, ci vuole un vaccino che non sappia coprire una variante, ma che sappia coprire un numero immenso di varianti. Noi abbiamo conosciuto l'HIV intorno al 1981, si è vista la sindrome clinica. Il virus è stato scoperto nel 1984 ed è stato messo una quantità di risorse su questo vaccino che veramente non è illimitata, ma è stata immensa, perché vi ricordo, adesso voi siete più giovani, ma negli anni 90 la paura di HIV era non molto dissimile da quella che c'è adesso nei confronti di Covid. Non ha avuto l'impatto economico che ha avuto, ma insomma ha avuto un impatto molto molto grave socialmente. Ecco, contro HIV non si è riusciti a fare un vaccino, contro l'epatite C non si è riusciti a fare un vaccino, per cui quello che dice Giacomo è molto importante. Ringraziamo che il vaccino c'è, perché il virus respiratorio sincizziale, che è un virus che riempie i reparti pediatrici ogni inverno, uccidendo anche tanti bambini, magari quelli che sono un po' più deboli, è stato scoperto nel 1952 e il vaccino ancora non c'è. Per cui, veramente, come si dice a Rimene, cara grazia. Sì, siamo stati bravi, sì. Abbiamo avuto culo, possiamo dirlo. Diciamo che oltre alla bravura c'è stata anche la fortuna di un virus che è contro il quale è possibile fare un vaccino. Io devo dire, quando l'ho visto all'inizio, un po' mi preoccupava, perché vedevo questa infezione con alcune similitudini col virus respiratorio sincizziale. E questa cosa un po' mi preoccupava, per cui veramente quando ho visto i primi dati di efficacia dei vaccini
sono stato non contento, ma proprio al settimo cielo. Quindi bene. Stato una... Adesso però, ecco appunto, non facciamocelo sfuggire, vaccino, cioè, ci può veramente cambiare la vita. Anzi, se volete acquistare il nostro vaccino, scriveteci al numero sopra impressionante. Scherziamo ovviamente, andate e aspettate, purtroppo dobbiamo aspettare, ma insomma quando sarà siamo qui pronti con le spalle a farci inoculare. Chiara, Momoga, ci abbiamo l'ultimo giro, chiedo anche alla chat, avevo visto Marina Cuollo scrivere, però mi è sfuggita la domanda Marina, quindi eventualmente riscriverla. E poi liberiamo perché sono quasi le 11 e noi alle 11 chiudiamo, quindi Chiara, Momoga, Luca, se avete qualche ultima domanda, visto che Roberto e Giacomo sono così gentili. Io ho una domanda velocissima, ma quindi piadina sottile di Rimini, no? Piadina alta di Forlì Cesena? Sottilissima. Allora non ti chiedo la ricetta. Ciao, preferisco che sono dell'altra scuola. Scendendo a sud la piadina si assottiglia finché sì. Superando poi a Gabicce c'è un'altra forma della quale parleremo la prossima volta. La variante di Gabicce. La variante marchigiana. Eccola, ci vorrebbe una puntata. Ecco la domanda di Marina Cuollo, che è una delle nostre resident, che scrive: come mai non è stato possibile assegnare AstraZeneca alle persone con disabilità? Quali controindicazioni ci sono? E ovviamente Marina è una diretta interessata, quindi facciamo la domanda. Se è vero che non è stato possibile, insomma io non sono esperto, quindi lo chiedo a voi che siete esperti. Giacomo. Ma questo ha a che fare direttamente con... ci riallacciamo al discorso di prima, quando dicevamo che noi abbiamo dovuto inseguire la pandemia in giro per il mondo, abbiamo avuto dei dati verso fine novembre che ci davano un segnale di protezione totale dall'ospedalizzazione, quello era il momento in cui era eticamente doveroso approvare il vaccino. Però non avevamo avuto tanti casi quanti negli studi che erano stati condotti in America. Quindi alcune popolazioni erano sottorappresentate. Ora siamo contenti di vedere che con queste somministrazioni di massa nel Regno Unito si vede protezione negli anziani che dovrebbero anche comprendere delle disabilità. Quindi secondo me, onestamente, non voglio far pronostici, ma non dovrebbe mancare molto prima che venga esteso ad anziani e a categorie a rischio. Quindi è una questione di attesa autorizzazione. Cioè vorrei farvi vedere il problema da un altro punto di vista. Quando si è avuto in mano i vaccini, che è stato più o meno all'inizio dell'estate, più di lì, l'esigenza urgente era quella di avere un vaccino che funzionasse. Ora, per rispondere a queste esigenze sono stati fatti studi molto semplici, quindi fuori i bambini sotto i 18 anni, perché? Perché uno può anche morire di un vaccino nuovo, non lo sai. Fuori le donne incinte, perché chiaramente i bambini che nascono sono più vulnerabili. Fuori le donne che allattano, fuori chi è immunodepresso, fuori chi ha una malattia grave. È stato fatto uno studio su persone sane. E quindi per questo non è che sia il vaccino controindicato, per esempio, nelle donne che allattano. Molto semplicemente non ci sono ancora i dati. Non c'è nulla che ci faccia pensare che una donna che allatta possa avere dei problemi, però è un conto dire non mi fa pensare, è un conto saperlo perché ho fatto un esperimento. Per fortuna però, brevemente, con queste somministrazioni di decine e decine e decine milioni di vaccini, il segnale di sicurezza lo avremo. Chiaramente per una donna incinta bisogna aspettare che il bambino nasca, e anche possiamo saperlo prima se c'è un problema in maniera dettagliata. Quindi bisogna sempre vedere quanto è il rischio. Se una donna che per esempio fa l'infermiera e aspetta un bambino, in quel caso il rischio di Covid è sicuramente maggiore, però purtroppo la scienza non ha la macchina del tempo, quindi non può tagliare alcuni tempi come quello di una gravidanza che sono 9 mesi, ecco, i soldi non lo accorciano. Certo, Luca c'ha il ditino alzato. Sì, no, volevo dire, qui nel Regno Unito ho 3 amici che hanno circa la mia età e hanno già fatto il vaccino, una ha la distrofia muscolare e quindi comunque è disabile, e 2 hanno la cerebral palsy, che in italiano come si chiama? È la paralisi cerebrale che deriva da un problema alla nascita. Sì, insomma, quindi sono comunque nella categoria delle persone con disabilità, e qui hanno ricevuto tutti, direi, AstraZeneca, che io sappia. Quindi mi sembra che qui la categoria delle persone con disabilità sia già è una di quelle, hanno fatto 10 gruppi e loro erano il quinto, insomma. Prima c'erano i sanitari, le persone in ospedale, quelli più gravi, poi via via gli anziani e quelli così. Quindi
E diciamo anche una cosa, ho qui 20 milioni 200 mila prime dosi e 800 mila seconde dosi, però questo è il grafico, non so se si vedrà, mi sa di no, devo provare a abbassare un po' la luminosità forse, il picco di caduta dopo dei morti, insomma, quindi effettivamente è abbastanza, in parte anche il lockdown, però credo che così ripida. Beh, quello che è molto interessante è vedere nel caso sia di Israele sia del Regno Unito, che sono molto avanti con le vaccinazioni, che il calo dei morti ha interessato particolarmente le persone più anziane, perché sono state quelle più vaccinate. E anche nel nostro paese si sta cominciando a vedere un numero molto minore di casi tra i sanitari, perché i sanitari sono giustamente stati i primi a essere vaccinati. E quindi, insomma, tutto fa pensare che questo vaccino funzioni. È chiaro che in questo caso non basta il pensiero, bisogna iniettarlo. Una domanda da italiano a Giacomo. Giacomo, quando hai capito che il vaccino funzionava, perché non hai fatto ups, mi è scivolata la spalla sulla siringa, ups, mannaggia. Proprio... Le tasche piene di fiale. Mannaggia, come mai? Ma sai che me lo chiedo anch'io. T'avrei sgridato. Era una cosa molto 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 controllata, le fiale che sparivano sarebbero stato uno scandalo e non era facile averne accesso, e oltretutto, ma fra l'altro non penso che neanche nessuno di noi avrebbe fatto una cosa del genere, meglio darlo a chi ne ha più bisogno di noi. Certo, sono d'accordo. Posso dire una cosa? C'è stato un caso di un giornalista britannico che ha su una trentina d'anni, l'hanno chiamato per il vaccino e lui però dice io non ho nessuna patologia che io sappia, forse c'è un errore, quindi era legittimato andare a farselo, però ha detto vediamo se c'è un errore, ha chiamato il suo medico che ha controllato effettivamente per un errore l'avevano inserito, lui era alto 6 piedi e 2, che è tipo 190 centimetri, per errore l'avevano inserito 6 centimetri e 2, quindi era diventato un grandissimo obeso, era una persona con un indice, un obeso con, perché era 28.000 all'inizio, non un obeso, buco nero, uno che invece di 6 piedi e 2, quanto è uno? Più di 1,90, circa 1,90, io sono 6 piedi, sono 1,86, quindi è un po' più alto di me. Infatti lui ha chiamato per sapere e il suo medico ha detto guarda, hai ragione, grazie di averci segnalato, ti abbiamo tolto, ora non sei più una priorità, e lui ha chiesto ma scusate perché, e ci ha messo un po' perché si vergognava a dirgli il motivo, era stato un errore nel calcolo, nell'inserire i suoi dati, qua c'è il sistema metrico e quello imperiale, e quindi era alto così, non se ne è approfittato, però io l'ho apprezzata molto da italiano che vuole fare quello che vive all'estero, quindi è cerca di non essere troppo italiano in queste cose, ecco. Allora sono le 11 di sera, noi dovremmo aver finito, abbiamo parlato di vaccini, di Roma, di Piadina, l'ultimissimo argomento al volo che tocchiamo, visto che Giacomo è appassionato di musica, Roberto è appassionato di musica, più o meno siamo tutti appassionati di musica, non possiamo provare a fare la classica cosa a caso, domani comincia Sanremo, serve un pronostico. Io vi giuro ne conosco pochissimi di questi, ok? Ma alla cieca, così senza sapere niente, questi sono, li vedete, i 26 campioni di Sanremo, il pronostico di colui che ha contribuito a salvare il mondo trovando il vaccino, aspettate che ve lo rimetto, eccolo qua, Giacomo, chi vince Sanremo? Uff. Chi era quello che se n'era andato dal palco l'anno scorso? Morgan e Bugo, quindi oggi quest'anno c'è solo Bugo. Bugo, vai, in bocca al lupo nella tua avventura da solo. Giacomo dice Bugo. Roberto, chi vince Sanremo? Secco così. Io spero Fedez. Fedez perché abbiamo una cosa in comune. Siamo perseguitati dal Kodakons. Sì, anche oggi mi è arrivata una raccomandata di 50 pagine del Kodakons. Non so che cosa voglia. Ma che vuole il Kodakons? Non lo so, mi mandano. Cioè, allora, vi racconto in un secondo. Giacomo sa, per diventare professori universitari ci vuole in Italia un'idoneità che viene assegnata da 5 professori ordinari che vengono sorteggiati tra quelli che hanno più pubblicazioni, e quelli che hanno più pubblicazioni è un numero. Allora, fanno il sorteggio, sorteggiano a me. Il TAR ha fatto ricorso. Ricorda cosa ha fatto ricorso al TAR? Contro il sorteggio. Ma perché?
Ma perché? Sì, che ne so, contro il sorteggio ha fatto ricorso. Sorteggiato. Peraltro mi aveva fatto un piacere perché mi toglieva da una rogna. E quindi, per cui, invece ha fatto ricorso due volte. Ma pure con cosa che mi fa ricorso? Ma pure con i ricorsi alla... Sì, ma pure sì, a me interessava questa roba del Codacons, si interessava perché non capivo che senso avessero, no, questi ricorsi proprio a caso, e ho letto che, cioè, lo fanno appositamente perché così se ne parla sui, certo, giornali, insomma, per la visibilità. Beh, ma lui comunque ha ospitato anche convegni Novax, quindi ce l'ha con te, professore. Io me la ricordo questa. Sì, 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 ce l'ha da sempre. Anche col trio, ne abbiamo parlato. È comunque un'entità che ama fare polemica. Luca, chi vince Sanremo? A me piace molto il nome, non so chi sia, la rappresentante di lista o chi sia, non mi fa molto ridere, quindi io spero loro perché così li ascolterò. Momo, chi vince Sanremo? Oddio, sono troppo indecisa. Oddio, se ci fosse stato Francesco Gabbani potevo dire lui, però tra di loro sono poco indecisa. Okay. Forse vince. Forse? Dai, io tipo per lo stato sociale. Lo stato, dai, sociale, Chiara, chi vince? Perché sono venuti qua. Chi vince? Ma allora, io sono la crush nello stato sociale. Allora, scusa. Allora io dico, mi pare che il pezzo dei Coma Cose sia molto bello, non so, dicono così dei giornalisti di cui mi fido, e soprattutto lei ascolta Reclam. Quindi è una fan del nostro podcast, per cui Coma Cose. Io invece vi butto lì che vince, secondo me, Fulminacci. Vince Fulminacci con Santa Marinella. Chi è Fulminacci è una bella domanda, però sarà è un cantautore romano molto giovane. 23, Fulminacci, ecco. Molto giovane, 23 anni. E quindi, vabbè, poi da domani sera noi siamo in diretta per commentare Sanremo, come credo qualsiasi altro trio di persone in Italia è in diretta a commentare Sanremo, ma domani ne parleremo. Per ora questa puntata di Tutti a Casa abbiamo perso, ve ne sarete accorto, anche Francesco De Carlo, che però domani metterà internet e quindi magari ce l'abbiamo. Ciao Giacomo, grazie mille per essere stato con noi, spero di essere divertito. Ciao a tutti, grazie a tutti e un saluto particolare al mio primario. Grazie dottore, grazie collega, ci vediamo in reparto. Grazie mille a Luca Cubani. Grazie a Luca. Ciao, grazie a tutti. Grazie per l'invito. Ciao, grazie a te, ciao. Giacomo. Ringrazio davvero Giacomo e il professore, perché oggi mi sono messa a prendere appunti come se fossi stata a lezione. Quindi poi fai le 5 domande. Le cinque domande della... A me ne è bastata una stavolta. E allora al volo, intanto torniamo nell'inquadratura 2, che non so chi si trova con me, nessuno in questo giro. Nessuno. aspettate che metto Chiara. Tieni Chiara, non sei ecco. Puoi fare per favore Francesco De Carlo un momento? E come si fa? Non lo so. Devo stare più così. Devi fare tipo Caccamo e avere dei baffi. Già. Da montare. Allora, noi vi ringraziamo di cuore per averci seguito. Vi ricordo cosa stai facendo. Vi ricordo che da domani sera saremo in diretta per Sanremo. Se volete, potete continuare a contribuire nella nostra missione impossibile. Tutti a casa Sanremo è l'indirizzo del sito per donare. Per la nostra iniziativa tutta folle di acquistare uno spazio pubblicitario durante Sanremo, siamo in attesa dell'approvazione da parte della RAI. Noi vi diamo appuntamento quindi a domani sera, poi a mercoledì. Salutiamo il professor Lopalco che ci ha scritto, salutiamo anche al volo Daniele Fabbri. Chissà se è finita la riunione. Non lo sappiamo. Salutiamo anche Daniele Fabbri con il quale dovevamo collegarci. Perché è in diretta da Sanremo, ma non ci siamo riusciti perché anche loro hanno problemi tecnici. Quindi vi diamo appuntamento a domani. Nel frattempo il sistema sta morendo e forse è giusto così. L'appuntamento l'ho già detto. Un saluto da Francesco Lancia. Un saluto da Francesco De Carlo, interpretato da Chiara Galeazzi. Brava, e mi piaceva mettere la sigla finale, ma il sistema sta sbroccando. Però le vostre foto sono bellissime, volevo metterle. Mannaggia. No, stampale, falle vedere. Mannaggia, aspettate lì. No, che adesso intanto abbiamo salutato gli ospiti e sono ancora lì appesi. Potete attaccare Skype se volete, se siete ancora lì accesi. Roberto, Giacomo, potete. Ciao a tutti. Ci metteremo un po'. Ciao, il sistema sta morendo. Allora, rimanete.
rimanete, forse è tornato? Sì, è tornato, forse è tornato il sistema, si è recuperato. Okay. Adesso ci vediamo benissimo. Sì, infatti adesso ci vediamo bene. E allora adesso agganciamo al volo, anche ci proviamo quantomeno tutte le vostre foto, ci proviamo ad agganciarle prima di darvi la buonanotte. Cosa dobbiamo ricordare? Ricorda delle cose, Chiara. Ricordatevi di chiamare le persone che amate e salutarle, dire che gli volete bene. E mandate una carezza. Date una carezza ai vostri, ai bambini, e dite che è la carezza di tutti a casa. Ricorda, vediamo se ti ricordi la challenge, anche se non c'eri ancora in diretta. No, la challenge era quella di mandare una foto con una faccia triste, un po' implorante, nei confronti di Mamma Rai, che deve dare l'approvazione al nostro spot. Sì. Però non so che nome aveva. Aveva la challenge Rocco Casalimbo, perché eravamo... Ah, Rocco Casalimbo, era quello scritto lì, perché ci troviamo nel limbo tra, esatto, l'inferno di non andare in onda e il paradiso di... andarci. Siccome sono arrivate tantissime foto, sto provando al volo a caricarle, che il sistema è un attimo collassato, quindi raccontaci qualcosa di te, Chiara, perché devi prendere del tempo. Non lo so, posso leggere delle cose. No. Ah, se volete vi leggo delle battute di Fabio Fazio. Bene, questo librino. Direi che è il momento. 100 modi per dire ti amo, direi pubblicato che... nel 1993. Sì. Eccoci qua, e vado a caso. Sì. Non capisco come alle donne possano piacere gli uomini. E poi la punchline? Non c'è, non c'è questa. È una riflessione, è una riflessione. Ok, poi? E poi dice, non tutti possono amare, ma tutti possono essere amati, anche Albano. Ok. A parte che parla bene di Albano. Poi? Poi... c'è chi riesce a fare l'amore anche 2, 3, 4 volte al giorno. Io odio le esagerazioni. Ok, questo va bene. Okay, adesso vado a prendere il libro di Barzelletta di Bramieri, ma poi ci tirano giù il profilo da Twitch, per i temi trattati. Amore è riuscire a vedere il sole anche in piena notte, come l'LSD. Ah, e qui c'è della satira. Della satira, c'è della satira. Esatto. Non è vero che non ti trovo attraente, semplicemente non ti cerco. Bene, nel frattempo dovrei essere riuscito a fare quello che volevo, quindi ci possiamo dare l'appuntamento a domani per Sanremo. Tu ci sarai, Chiara? Io sì, tanto lo guardo, lo commento con voi contemporaneamente anche su 14 stanze varie. Perfetto, allora buonanotte a tutti, ciao, buonanotte, ciao. Ehi, Beduzza. Sono Rapone, il cinghiale glabro del crepuscolo. La puntata ormai è finita. Che ne pensi di andare a letto e darci al gozzoviglio? È arrivato il momento del poti poti. Non importa se siamo vicini, non importa se siamo lontani, l'importante è che siamo tutti a casa. Dopo gioie, marasmi e grandi parapiglia, torna tutti a casa la sua grande famiglia. In diretta per voi il non programma, eccolo qua. Ah ah ah, e adesso che è terminata un'altra puntata, vi accompagno cantando a fine serata, sognando di sentire al più presto un uovo. E se non vuoi che finisca qua, non ti devi stare a preoccupare, ma tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Papà, ma tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Papà, tu sogna. Grazie.